62 è più utile. Che cosa sa di me esattamente? Beh, tanto per cominciare che era la prima del suo corso alla facoltà di medicina della sua università. Poi che ha frequentato un master prima in America e poi in Inghilterra, in università dove accettano solo i migliori. Infine che qui in Italia il professore Impallomeni l'ha scelta fra più di 50 candidati per associarla al proprio studio. Vuole altro? La donna rise forte. C'è dell'altro? Soltanto che lei è una donna molto buona, lo dicono tutti. Soprattutto da quando ha creato la Onlus che ha chiamato Gruppo per gli Altri. Perché l'ha creato? Perché il fatto di essere un buon medico non mi bastava più. Avevo delle difficoltà a non aspettarmi niente, proprio niente, quando aiutavo i miei pazienti solo come medico. Perché? Che cosa si aspettava? Una gratificazione di qualche tipo, anche soltanto vedere che i miei pazienti erano contenti. Ho letto che lei ha qualche punto nero, per esempio il suo atteggiamento nei confronti delle case farmaceutiche. Lei in merito nutre profondi pregiudizi. Alt? La dottoressa alzò la mano. Lo ammetto, ma da quando ho fondato Gruppo per gli Altri ho cambiato idea. Allora è una volta gabbana, mi scusi. Forse, ma non esageri. Le spiego perché ho cambiato idea. La dottoressa aveva mutato tono. L'industria farmaceutica ha ottime cose e ne ha di pessime, ma è giusta così. In che senso? Perché ognuno vive nella società che il suo sentire ha creato. E il sentire medio della nostra società non è riuscito a creare una sanità migliore. E in tutto questo che c'entra la sua Onlus o Gruppo per gli Altri? Appunto, ho capito che è inutile criticare la società per come è. È più utile contribuire a crearla migliore. Io credo di averlo fatto con la mia Onlus.